Ciao a tutti ragazzi, sono Mattex e benvenuti in questo nuovo episodio della Carriera Notturna in Venezia, qui su Via 22. Oggi siamo tornati con il derby di Milano, in pratica, perché avremo prima Milan e poi Inter in campionato, poi Salernitana, Hellas Verona ed Udinese. Penso di andare a simulare la gara con la Salernitana, probabilmente la simuleremo in maniera lenta, ma si vedrà. Let's go. Let's go, lasciata a prova. Vedremo, nel senso che mi piacerebbe appunto portarmi un pochettino avanti con le partite, in modo tale dal prossimo episodio poterci fare Napoli, Sassuolo, Lazio e Roma, così l'episodio dopo avremo il calciomercato. Ci simuleremo qualche partita di tanto in tanto, poi appunto il discorso delle simulazioni l'ho fatto nello scorso episodio, qualora non l'aveste ancora fatto andatevelo a recuperare. Recuperatevi ovviamente il mio canale del live dove registriamo in live, signori, in live su cose belle ciotte. Ah, gli episodi. Questa è la classifica attuale del nostro Venezia. Ci troviamo in ottava posizione, 3 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta, 9 gol fatti, 9 gol subiti. Quindi, in maniera abbastanza tranquilla, per adesso ci avviciniamo alla zona conference. Affrontiamo Milan che è sotto di noi. Quindi attenzione, non puntiamo ovviamente a fare la partita, ma cerchiamo di portarci a casa almeno un punticino, almeno un punticino. Noi andiamo in partita, ragazzi, ci vediamo le formazioni, ovviamente, con la grafica. Mi raccomando, non cambiate canale, restate sulla Matrix TV. Venezia che schiera Kimfiev in porta con Aps, Caldara, Carboni, Debuei in difesa, centrocampo, Jonsen, Busio, Raskin e Cowell con Aramu sulla tre quarti. Unica punta torna titolare, Titi Henry ripartirà dalla panchina anche quest'oggi. Afimi Kapululu è entrato e ha segnato per 2 partite, 3 gol. Vedremo cosa riuscirà a fare anche quest'oggi. Al Penso che ospita il Milan con pochi acquisti ma importanti, ne vediamo uno lì a centrocampo che farà sicuramente la differenza. Maignan in porta, difesa 4 con Theo Hernandez, Tomori, Kier e Florenzi. Bennacer, Tonali, i due davanti alla difesa, Brahim, Rebic e Renatino Sanchez come centrocampisti avanzati, unica punta Zlatan Ibrahimovic. Sono da PS5, esatto. Siamo da PS5, si parte, comincia Venezia-Milan. Nuova giornata di Serie A. Bennacer può andare in chiusura Ebuei, calcia Ibra! E Kimpfer manda in calcio d'angolo. Rebic, Theo Hernandez per Bennacer, al centro c'è Ibra per Brahim Diaz. Brahim si gira! Kimpfer. Il calcio d'angolo, grande pericolo per il Venezia, ottima la chance per il Milan. E ora dalla panchina Rebic, Brahim Diaz, le finte su Jonsen. Florenzi si gira, Kier non sbaglia, salta Carboni e fa 0-1. Il capitano rossonero porta in vantaggio i suoi. Rebic, Brahim Diaz, Iago Aspas, una vecchia conoscenza del canale. Jonsen chiama palla, ma quando gliene viene servita fa poco. Aps prova il cross verso Pululu, chiuso da Tomori, poi Maignan. Aps, Pululu può andare, tiro a giro, ci prova Henry in qualche modo, fallo di mano di Kier e calcio di rigore per il Venezia. Para con la mano, proprio col braccio dentro, tra l'altro sale Mackels, fuori Renato Sanchez. A battere va decisamente Titi Henry. Titi Henry contro Maignan per il pareggio. Prova e riesce, segna Titi Henry. Titi studia un po' il gioco, deve studiare soprattutto su chi andare. Fa la scelta sbagliata. Iago Aspas, Bennacer, largo su Leao, Iago Aspas, ancora Bennacer, Milan chiuso con gli spazi, Leao ne cerca uno, palla al centro, Iago Aspas, calcio alto, forse era l'ultima occasione di questa partita. Akinfi ora deve lanciare tutto in avanti. Pululu, Dezzi finisce qui.
Venezia-Milan 1-1, pareggio sudato, sofferto tra due squadre che si trovano pressoché nella stessa posizione in classifica. Quest'uomo qui è sicuramente il migliore in campo, ci ha salvati. Biton diventa un terzino destro, vediamo se ci ho azzeccato. Da CDC diventa un terzino destro, diventa un 48, in realtà non cambia granché, però può crescere un pochettino di più. Laterale difensivo, vai e stupiscici. Allora, il nostro Venezia attualmente si trova settimo in classifica con 12 punti, c'è sopra l'Inter a 21, quindi 7 vittorie su 7. Mi aspetto potenzialmente una sconfitta in realtà dalla partita di oggi. La formazione sarà, penso, tale e quale a quella contro il Milan, cambieranno forse giusto due o tre interpreti. Nella classifica marcatori non abbiamo più il nostro TT Henry, tra l'altro mi devo ricordare poi di fare la tazzina, signori, quando arriverà poi un nostro golletto. Andiamo a giocarci la gara contro l'Inter, che sarà ovviamente vitale per il nostro potenzialmente cammino verso la gloria europea. Malik Traoré, che potremmo quasi scartarlo come tutti gli altri, però vediamo. Pensiamo prima alla partita contro l'Inter e ci vediamo direttamente a San Siro con le grafiche per Inter Venezia. Siamo a San Siro per Inter contro Venezia. L'Inter che schiera Handanovic in porta, difesa 3 canonica, Bastoni, D'Ambrosio, Skriniar, manca De Vrij al centro, Brozovic come centrocampista difensivo, linea 4 invece formata da Sensi, Çalhanoğlu, Barella e Tillman davanti, il Toro Martinez e il Tucu Correa, dei giocatori davvero molto molto forti, una coppia che pian piano si sta consolidando. Al centro vediamo anche Niccolò Barella, uno dei migliori centrocampisti attualmente in circolazione. Dall'altra parte il Venezia che sta vivendo un sogno, quello di poter lottare per la Conference o quantomeno per la metà classifica. Kinfia vi importa, sta trascinando questa squadra. Schneg, Caldara, Garcés e De Bue in difesa, Jonsen, Busio, Dezzi e Cowell al centrocampo, sulla tre quarti Mattia Ramu e davanti ovviamente TT Henry. Inquadrato proprio il miglior marcatore attualmente della Venezia, comincia Inter Venezia a San Siro, sicuramente sarà una bella partita. Brozovic per Çalhanoğlu, ha visto il Tucu Correa, primo tiro in porta dell'Inter, a Kimpier ci mette le mani, calcio d'angolo. La pressione ragazzi incredibile dell'Inter, attenzione la palla verso Caldara, deve amministrarla Caldara, Dezzi sbaglia qui il passaggio, la pressione dell'Inter è pazzesca. Lautaro, Çalhanoğlu, palla per Brozovic, c'è Barella, può andare Barella, marcato da Schneg, chiuso, cross in mezzo, il Tucu, arriva prima Lautaro, fallo di mano penso di Eboué e calcio di rigore per l'Inter. L'Inter che sta facendo una pressione incredibile e vediamo il cross al centro, interviene Eboué, non ho capito bene quale possa essere il fallo. Dunque Lautaro contro Kimpiev, prova Lautaro, spiazza Kimpiev, è 1-0, l'Inter va in vantaggio. Lautaro osannato dai suoi tifosi. Jonsen aspetta, Busio al centro, tocco per Aramu, può andare Aramu, c'è un varco, calcio Aramu, Handanovic, poi ci va TT Henry, forse anche fallo di Henry. Çalhanoğlu, chiuso da Eboué, la palla resta Çalhanoğlu, chiude di nuovo Eboué, Cowell, Dezzi, riparte il Venezia con Aramu, può allargare per TT Henry, TT Henry vai, Bastoni in marcatura, Henry può andare, Henry salta l'uomo, calcio col mancino, traversa di TT Henry, palla per il Tucu Correa, alto di poco perché Jonsen è da una parte, TT Henry prova a far scattare proprio Jonsen, vai Jonsen, una prateria davanti a sé, Jonsen al centro, guarda che c'è Aramu, dietro c'è TT Henry, preferisce Aramu, 1-1, Venezia pareggia i conti. Brozovic, Sanchez è fresco, si gira Barella, Sanchez chiude da Garcés, Dezzi largo per il Tucu Correa, 2-1. Bastoni a controllo del pallone, finisce qui Inter Venezia 2-1, passano i nerozzurri.
con una grande prestazione sicuramente. Venezia che ci ha creduto dopo il gol di Aramu, ma per il resto ha fatto ben poco, chiuso tanto dall'Inter. Usciamo con un punto in due partite contro le squadre di Milano, però possiamo comunque, secondo me, ritenerci soddisfatti di far cosa, e simuliamoci la gara contro la Salernitana sperando in una vittoria. Voi che dite, simulazione veloce o simulazione simula partita? Rigore per la Salernitana. Simi contro Akinfiev, segna Simi. Vai Pululu, olè, 1-1. Segna Eymans, che palla di Pululu. Che palletta di Pululu. 10 al termine. Segna Simi di nuovo. 2-1. Doppietta di Simi. Doppietta di Simi ed Eymans per noi. Molto fragrante. Peccato, l'altro Dinamo ha completato però la movimento 73, buono. Penso che adesso in realtà non cresca più di tanto. Gli lascerei, vabbè, forse equilibrato adesso che tanto mai non fa più granché. Peccato perché arriva una sconfitta che su me non ci voleva, in realtà, contro una Salernitana che fa la sua prima vittoria, tra l'altro, in questo campionato. Ovviamente la fa con noi. Dai, conferenza pre-derby. Conferenza pre-derby. Salve a tutti, siamo pronti, direi che possiamo cominciare. Basiamo un attimo l'una. Pensa di dare continuità a questi risultati con la rosa di cui dispone? Tutto può succedere. Siamo partiti benissimo, la stagione è ancora lunga, tutto può succedere. Come vi siete preparati per la sfida contro i vostri rivali della squadra della Sverona? Dobbiamo fare meglio. Vabbè, una partita come le altre. Andremo in campo con lo stesso atteggiamento di sempre. Squadra Venezia reduce da alcuni risultati deludenti. Come spiega questo trend negativo? Non so spiegarmelo. Andiamo in maniera pacata. Non saprei dire quale sia la causa principale. Vabbè. Ma stiamo lavorando in allenamento dietro le quinte per trovare una soluzione. Grazie, chiudiamo qui quelle domande. La conferenza stampa si esaurisce qui. In partita. Grazie a tutti per essere intervenuti. Derby Veneto con Montipoi in porta per l'Hellas Verona. Piove tantissimo quest'oggi. Magnani, Günther, Essetin in difesa, Nkudu, Ongla, Ilic e Lozjak a centrocampo, Galinic, Barak dietro all'unica punta che è Seferovic. E la Sverona, bello interessante. E la Sverona che ha giocatori davvero da seguire, uno su tutti è Seferovic, unica punta di peso, di esperienza, gran bel giocatore. Akinfiev a difendere i palli del Venezia. Difesa con Caldara, Carboni centrali e Buey e Schneg sulle fasce. A centrocampo Busio, Dezzi, Cowell e Sigurdsson con Aramu sulla tre quarti. Unica punta Titi Henry, che si è guadagnato ancora una volta il posto da titolare dopo l'ottima prestazione contro l'Inter. Pululu ovviamente in panchina in caso di bisogno, in caso di velocità. Comincia Verona-Venezia. Seferovic largo. Barak può andare al centro. Barak a Kimfiev. Aramu chiama il pallone. C'è anche Sigurdsson che si propone. Palla può perdere Sigurdsson. Montipo e poi il palo. Campo aperto davanti a sé. C'è Aramu in mezzo. Il cross è per Henry. Poi Mattia Aramu che segna, ma è fuori gioco. Cosa aveva fatto Henry? C'è di nuovo Mika nella terna arbitrale. C'è Aramu al centro. Busio l'ha visto. Prova a servirlo, la palla è per Aramu. Deve girarsi Aramu, ancora Aramu. Va col destro Aramu. Montipo si allunga. Dentro a Fimico. Fuori Titi Henry. Kimfeb poi corto per Ebuei. Cowell. Pululu. Era buona l'idea di Pululu. Vai Pululu in pressione, che ruba un ottimo pallone Pululu. Davanti a Montipo, Pululu, Affimico Pululu, 1-0 al momento, decide questo derby. Ongla
tocca corto, ma finisce qui il derby veneto. 0-1, passa al Venezia, ritrova i tre punti. La Venezia dopo un periodo difficile, due sconfitte più grosse, quella con l'Inter, più quella con la Fiorentina, con la Salernitana in mezzo, i tanti pareggi, ritrova la vittoria dopo parecchie partite per quest'uomo qui, ancora una volta, Afimiko Pululu. Io andrei a fare la conferenza stampa prepartita con l'Udinese, dare un attimo un'occhiata prima alla classifica. Siamo decimi attualmente con 15 punti, abbiamo una partita in meno rispetto alla Roma, che è lì a 17, rispetto anche alla Samp, che è lì a 18. Davanti c'è sempre l'Inter, le ha vinte tutte, Lazio, Juve, Milan le prime 4, poi Atalanta, eccetera. L'Udinese che noi affrontiamo attualmente si trova a 18esimo con 2 vittorie, 2 pareggi, tanti gol subiti, 12 fatti. Noi cerchiamo di portare a casa altri punti, l'ideale sarebbe una vittoria, chiudere con 2 vittorie sarebbe ottimo. Questo episodio però ovviamente dobbiamo vederci anche con effettivamente la nostra squadra. Siamo il Venezia, stiamo facendo fatica, ci può stare. Vediamo un po' cosa fare, più che altro in vista anche di gennaio. Il problema di gennaio grosso secondo me è il fatto che abbiamo solamente 1 milione, però abbiamo qualche giocatore in vendita, abbiamo qualche giocatore a parametro zero da tentare, quindi con qualcosa ci possiamo stuzzicare. Salve a tutti, siamo pronti, direi che possiamo cominciare. Obi e Antis, andiamo a seguirli. Avete disputato una buona stagione finora, ci sono tutti i presupposti per chiudere il campionato in una posizione di metà classifica, riuscirete a dare continuità? Tutto può succedere, siamo partiti benissimo, la stagione è ancora lunga, tutto può succedere. Avete vinto con un solo gol di margine nell'ultima partita, in prospettiva come giudica quel gol, considerando che ora dovete affrontare la squadra Udinese? Ma quella vittoria di misura ci ha motivati, ci tende una sfida impegnativa contro l'Udinese, ma il nostro obiettivo è vincere per bissare il successo dell'ultima uscita. Spera di dare continuità alle prestazioni della squadra? Miglioreremo presto. Fiducia nei miei giocatori. Grazie, chiudiamo qui con le domande. Noi ci vediamo in campo per le formazioni con la grafica. Tobrero sottolineature sostiene il Mattezzone con un beat. Direi good kinfef good soup. Esatto, good kinfef good soup, kinfef in porta per il Venezia. Schneg, Caldara, Carboni, Aps in difesa con Aps oggi sulla destra. Jonsen, Busio, Dezzi, Cernigoi a centrocampo, Neymans sulla tre quarti, unica punta il nostro canonico Thierry. Una Premier classica, ci sta. Premier che tra l'altro se non compri i più forti non costa neanche tanto. Numa ti evoco, dammi la play. Venga Master Noise Foot. Aspettiamo. Silvestri invece per l'Udinese, difesa a 3 con Samir, Stark, Ello Stark e Perez. In difesa Pereira, Molina, Ferri, Iaialo e Forestieri a centrocampo con Deulofeu sulla tre quarti. Unica punta per l'Udinese, il buon Beto. Comincia al Pierluigi Penzo, Venezia contro Udinese. Buona partita, c'è stato un periodo in cui abbiamo avuto Fiorentina, Milan in Inter. Adesso la palla, attenzione per Deulofeu che si gira bene. Deulofeu traversa Aps, Forestieri a Kimfiev, poi Carboni, la palla resta lì a Kimfiev con i pugni. Forestieri, marcatura Aps, Beto a Kimfiev. Deulofeu può andare, che parata di Kimfiev. Palla al centro, Molina, Pereira, Kimfiev, Henry, bello il movimento di Henry per Cernigoi. Dall'altra parte c'è Jonsen, può andare Cernigoi da solo, destro Silvestri, Eymans, buono per Jonsen, al centro c'è Henry, Jonsen l'ha visto il cross, arriva Eymans di testa, poi Jonsen in copertura, Busio stoppa forse con una mano, ma Busio col destro, Silvestri, calcio d'angolo, Tesman, buona la palla di Pululu per Eymans contro Silvestri, Eymans, che gol! 1-0, un destro incredibile di Eymans, palla stupenda di Tesman per Pululu e poi di tacco serve Eymans. Che gol, ma che passaggio di Pululu. Eymans può allargare ma viene chiuso Strigger Larsen. Beto si gira, Beto tiro alto. No,
No, no, era Ziegler, marcato da Heymans. Era il momento decisivo, Heymans. Pereira finisce qui. E Venezia vince un'altra partita 1-0. Che partita! Che partita decisa da Heymans, ma forse ancora di più decisa dai cambi. Palla di Tesman per Pululu che trova Heymans. Reso conto per la nostra primavera, quindi ovviamente anche quelli degli osservatori, io continuo a non vedere grandi prospettive. Frank Henderson no, Nick Cameron no, Elijah Jones no, Eric Wolf lo teniamo, ma sappiamo perché. Quindi togliamo l'agente dell'osservatorio, andiamo in Italia. Io non vedo particolari. C'è Matteo Grassi che può sembrare qualcosina in più. Massimo Palmieri. Let's go più o meno. Francesco Casadei, tutti buon potenziale, ma molto molto bassi in realtà. Daniel Bruno non mi dice granché. Giulio Esposito vale qualcosina in più. Ci può tenere d'occhio. Roberto Silvestri, no. Questi qua per adesso li teniamo. Vediamo se riescono a crescere in qualche modo. Qualche giocatore è andato in nazionale, offerta nazionale dal Galles, però non ci va di allenare il Galles. Io mi muoverei giusto per l'Italia, ecco, poi si vedrà. Classifica che attualmente ci vede noni con 18 punti, 5 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte, 14 gol fatti, 14 gol subiti. Precisi. Stiamo facendo, secondo me, abbastanza bene in realtà rispetto alle aspettative, perché l'aspettativa ci vedeva magari di non essere tra le ultime tre. Quello lì ci siamo largamente. Siamo in realtà a 2 punti dalla conference, tante squadre in mezzo. Abbiamo però il Napoli alla prossima. Ovviamente il Napoli che vedremo nel prossimo episodio, assieme a Sassuolo, Lazio e Roma. Ci sarà un episodio in cui prenderemo botte. Però appunto vedremo per quanto riguarda il prossimo episodio di farci 4 partite belle giocate. Ragazzi, noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima. Vi ricordo che mancano 2 episodi al calciomercato invernale, quindi qua sotto nei commenti andate di suggerimenti sia da comprare a gennaio effettivamente per migliorare la nostra rosa, ma anche i giocatori ovviamente in scadenza. Qualcuno ce l'abbiamo già, abbiamo già visto Duncan, Davidovic, abbiamo altri giocatori da tenere d'occhio. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale, sempre sul mio canale, ragazzi. Dobbiamo comprare Casadei. Comunque, seguitemi in live sulla piattaforma Viola per mentre non perdervi nessuna di queste partite, di queste live su cose, degli episodi, perché dietro ci stiamo ovviamente in live, Telegram ed Instagram, per rimanere sempre aggiornati con tutte cose, con quando vado in live, se ci vado, se non ci vado. Vi ricordo che, tra l'altro, oggi, domani e venerdì sarò in live per voi, signori, 3 giorni di live, così, ve lo dico. Vi aspetto ovviamente per Resident Evil Village e per continuare FIFA. Noi ci vediamo sabato per la carriera, ci vediamo in live in questi giorni, mi raccomando. Però ragazzi, questo è quanto, noi ci vediamo alla prossima. È sempre qui sul mio canale per chi è in live, per chi è in chat. Non scappate che facciamo un raidozzo. Alla prossima, un bacione, un salutone, a Mattexone. Ciao ragazzi.